Farò questo video metà in inglese e metà in italiano, così faccio contenti tutti. So this video will be half Italian and half English. I got an email. Wow, ho ricevuto un'email che mi piace condividere con voi. It's a guy called Fabrizio asking me, how did I grow up Pancho? Because he has a chihuahua, he wants to learn how to have a dog like him. Quindi Fabrizio mi ha scritto un'email chiedendomi come ho fatto a educare Pancho così. E quindi ho scritto 10 regole, anzi 8, che mi sono dato per educare Pancino. So I wrote 8 rules on how I grew up Pancho. So the first rule, la prima regola, ma io la faccio in italiano, eh? O la facciamo in inglese? Mix. So when he was a puppy, he was staying alone in the bathroom. So at the beginning he was crying and then he started enjoying being in his space. And the bathroom is pretty big for him. He has like the pad for peeing. L'ho chiuso in bagno quando era cucciolo e aveva quello come spazio, quindi all'inizio piangeva e poi si è creato una specie di indipendenza. Aveva una specie di tappetino per fare la pipì, lo facevo uscire, ci stavo insieme e poi creavo dei momenti dove ognuno stava nella sua stanza. Pancho è un cane indipendente. He is a kind of an independent dog. He doesn't have ansia when I'm far away from him. Pancho è cresciuto con un altro cane. So when I brought Pancho home, there was another dog, big English bulldog, very very bully, very very excited. È arrivato a casa che c'era un altro cane, che era un bulldog inglese super agitato. He was not the boss, I won't say. I think he learned a lot from the other dog. Penso che abbia imparato tantissimo dall'altro cane. La regola numero 3, non l'ho mai viziato. I've never spoiled Pancho. È un cane molto alla buona, Pancho, non è viziato. Rule number 4. He traveled a lot. Pancho ha viaggiato tantissimo. He has been in the mountains, in the snow, in the desert. He has done so many things, I cannot mention them. È stato ovunque, Pancho. È stato in montagna, nella neve, ha fatto il bagno in mare. I want to say that dogs, when they smell, they learn. It's like reading books for us. I think he's very rich inside. Pancho ha annusato un sacco di posti e secondo me ogni posto ha degli odori e gli odori per i cani sono una fonte di apprendimento, come se leggessero dei libri. Quindi voglio dire che lui è molto ricco dentro. Rule number 5, regola numero 5. Pancho ha giocato con ogni tipo di cane. Pancho played with every kind of dog since he was a puppy, without a leash, so senza guinzaglio. And now he knows how to play because he knows a lot of dogs. Quindi ha giocato con un sacco di cani senza guinzaglio, ha imparato tanto dai cani. A lot of people say like, I'm sorry, my dog is very dangerous, and when they meet Pancho they never bark, they always become friendly. Molta gente mi avvicina dicendo, no guarda, il mio cane è pericoloso, non voglio che giochi col tuo, potrebbe essere pericoloso. Quando giocano con Pancho sono sempre calmi. Ogni volta che un cane gioca con un altro cane impara qualcosa. Every time a dog plays with another dog, he learns something. So it's very good to make them interact as much as you can. Regola numero 6, rule number 6, many times he is out of leash. So when I have space, like in the desert, a couple of days ago I was in a restaurant with a big park. He was running in the kitchen, playing with people, going out, going in. He likes to experiment, smell, play with things, eat crumbles. So I give him a lot of freedom. Quando ci sono spazi aperti, controllati, io lo lascio senza guinzaglio, lui prende, va. Ad esempio, 2 giorni fa siamo stati in un ristorante, lui è entrato nelle cucine, giocava con la gente, mangiava le briciole. He likes to play with people. Rule number 7. Regola numero 7. Non dorme mai con me. He never sleeps with me. Never. And he don't even sleep in my same room and the door between me and him is locked. Quindi non dorme nel mio letto, non dorme neanche nella mia camera, dorme in un'altra camera che ha la porta chiusa. E questo gli ha creato indipendenza. Non è attaccato a me, non è perso se io non ci sono. And rule number 8, regola numero 8, I try to walk him as much as I can without being in a bag. I think that small dogs bark, they bark a lot when they are afraid of things. Pancho never barks. I try to make him experience as much things as I can in life. Quindi cerco di farlo camminare senza tenerlo nella borsa. Penso che i cani piccoli abbaiano tanto perché hanno paura delle cose. Lui non abbaia secondo me perché ha sperimentato tante cose. Cerco di fargli conoscere più cose possibili del mondo perché si vive una volta sola. Più impara, più è felice secondo me. This is the way I've
educated Pancho. Everybody has his own way. I don't want to say that my way is the right one. Ognuno scriva quello che pensa. I'm happy if you write in the comment what you think about it. Thank you so much for watching. Grazie per aver seguito questo video un po' confuso. I love you. Ciao. Come va? Ci vediamo alla prossima.